Mi chiamo Riccardo Lobue, sono il centrale della battuta e gioco per il quartiere De Rossi di Santa Maria Novella. Non tutti possono giocare a questo gioco. Devi essere uno sportivo per entrare in quell'arena, perché se non hai nel tuo corpo 50 minuti di battaglia, non riuscirai a portare avanti quello che devi fare per la tua squadra. Beh, la prima partita ero un ragazzino. 19 anni, avevo 20 kg in meno. Quando sono entrato in campo, forse tremavo pure, avevo paura, perché comunque io vedevo tutti i colossi davanti a me, tutti uomini più grandi di me. Ero attaccato alla balaustra, alla porta, ed era un pochino più sicuro come ruolo. Ora, diciamo, ho allenato il mio fisico, sono aumentato di massa. E quindi mi sono allenato per avanzare di ruolo. La mia posizione nel campo, diciamo, è il centrale della battuta, praticamente la prima linea che si schiera fronteggiando la linea avversaria. Cercare di mettere l'uomo in terra per riuscire ad avanzare. Il calcio storico si gioca su un campo rettangolare che ricorda molto gli anfiteatri dell'Italia antica. Ci sono una palla, due porte e squadre composte da portieri, difensori e attaccanti. Il gol o caccia vale un punto, ma se si manca il bersaglio, agli avversari ne viene assegnato mezzo. La squadra che segna più punti durante i 50 minuti di gioco vince. Quello che distingue il calcio storico dagli altri sport con la palla è la boxe a mani nude che viene usata per aprire la strada e segnare. I combattimenti non sono semplici risse, sono parte integrante della strategia di gioco. Nel football americano si placca, nel basket si blocca, nel calcio si usano i pugni. Si gioca per il quartiere in cui si è nati e non c'è alcuna possibilità di cambiare squadra. Se sei rosso, bianco, verde o azzurro, rimani tale per tutta la vita.